Dove nasce il pensiero? Nasce dalla coscienza di chi pensa, perché il cervello è solo il terminale fisico della coscienza. Come ci possiamo rappresentare il pensiero? Come una mano che può uccidere o può accarezzare, dipende dal pensatore. Chi fa la scelta dell'uccidere o dell'accarezzare? Sempre la coscienza dell'individuo, che se poco ampia emette pensieri negativi e se ampia emette pensieri positivi. Che differenza c'è tra i pensieri positivi e i pensieri negativi? Che i primi sono altruistici e i secondi egoistici.